in giro, sparse magari su più spazi di lavoro. È molto pratico, veramente, poi è facile, eh? Quindi tasto centrale del mouse per aprire più finestre e poi si gioca col tasto sinistro, un clic, due clic e le finestre vengono poi presentate come più comodo per noi per scegliere su quale concentrarci a lavorare. Andiamo avanti. Prossimo punto. Le icone di sistema per la ricerca delle applicazioni dei file hanno un menu contestuale. Ecco, questo è quello che ho già accennato in precedenza. Il menu contestuale delle icone Lenses, quindi queste predefinite grigette che hanno appunto il menu contestuale suddiviso per categorie nel quale si può, con le quali si può già attivare un filtro delle ricerche, quello che abbiamo appena visto prima. Quindi in questo punto ribadisco quanto abbiamo detto prima, approfittando delle varie scorciatoie e dei tasti destri sulle icone. Poi, prossimo punto, tra l'altro, piccola parentesi prima di andare avanti, probabilmente avete notato che lo switcher, il selettore dello spazio di lavoro, negli spezzoni di tutorial precedenti era grigio, in tonalità di grigio come queste icone preconfezionate, e adesso è tornato come già quando Unity era ancora stato alfa, è tornato rosino con un'icona diversa. Non so se si tratti di un bug o se è stato voluto, però fatto sta che dai primi spezzoni di tutorial a questi, dove stiamo continuando il nostro tutorial, ho fatto degli aggiornamenti e questi aggiornamenti hanno portato al cambio di colore di questa icona. Niente di che, solo per dirvi che se avete notato la differenza, il motivo c'è ed è dovuto agli ultimi aggiornamenti che ho fatto proprio oggi, il 5 aprile. Andiamo avanti. Se un'icona fissata sul launcher non interessa più, la si può prendere con il mouse e spostarla appena appena verso destra per iniziare a muovere e trascinarla fino al cestino in basso. Lo stesso sistema vale per riordinare le icone. Eccoci qua al famoso riordino delle icone. Dunque, abbiamo fatto l'esercizio in precedenza di togliere un'icona dal launcher che era poi questa del monitor di sistema, quindi avevamo disattivato l'opzione mantieni nel launcher, poi abbiamo riavviato l'applicativo e l'abbiamo rifissato sul launcher, però la differenza è che in precedenza era in prima posizione questa icona che ora, e invece adesso è in ultima. Allora, come faccio a riportarla dove era prima? Perché a me piace averla lì. Allora lo prendo, sposto proprio appena di un pixel, vedete? Si sposta tranquillamente, appena inizia a spostarsi la si può mettere dove si vuole, le altre icone fanno spazio e la si rilascia, la si tiene con il tasto sinistro del mouse premuto e la si rilascia dove si vuole. Ecco, vedete, c'è neanche bisogno quasi di spostarla verso destra per iniziare a muovere. Perché qui nella scaletta ho scritto spostarla appena appena verso destra? Perché in realtà nelle versioni più indietro alfa di Unity bisognava proprio veramente fare questo gesto per iniziare a spostare, era obbligatorio. Adesso vedete che la cosa è molto più sensibile, non c'è quasi necessità di spostare l'icona appena di un pixel verso destra, ma veramente minimo, per poi iniziare a dare fuoco a questa icona e iniziare a spostarla dove si vuole. È diventato molto meno evidente il gesto da fare per spostare l'icona. Quando l'icona ha il fuoco, naturalmente la si prende e la si sposta. Se invece si clicca col tasto sinistro, semplicemente senza spostare nulla, allora si può spostare l'intero launcher su e giù, come abbiamo già visto in precedenza. Dicevo, se un'icona non interessa più, ho scritto qui una possibilità per eliminarla, a parte il togliere questa opzione, quindi si elimina già da sola. Si può anche prenderla, trascinarla fino al cestino e rilasciarla ed è andata l'icona. Lo stesso effetto.
Adesso riprendiamo il nostro monitor di sistema. Facciamo apparire il launcher, la rifissiamo, chiudiamo e la riportiamo, scusa, e la riportiamo in cima come prima. Voilà, bello fatto il gioco. A questo punto abbiamo visto anche questa così. Quest'opzione per eliminare un'icona non è probabilmente rispetto a far tasto destro e togliere questa opzione non è la più veloce, quella di spostare il cestino, ma graficamente carino da vedere, insomma, c'è anche questa possibilità. Non è ovviamente che si elimina l'installazione dell'applicativo, ma solo l'icona nel launcher andando nel cestino, eh? Quindi abbiamo visto anche questo punto. Prossimo, quando il dash degli applicativi è aperto, è possibile prendere un'icona di un'applicazione e trascinarla direttamente sul launcher, cosiddetto drag and drop. Ecco, questo è quello che non abbiamo ancora visto, ma è un'ulteriore opzione per popolare il launcher di applicativi. Allora, togliamo nuovamente il nostro povero monitor di sistema che ormai è diventato la nostra vittima delle nostre prove dimostrative, quindi tolto e lo voglio aggiungere. Allora, dico delle mie applicazioni, voglio attivo il filtro sistema perché il monitor di sistema è un'utilità di sistema, quindi fa parte di questa categoria, giusto per mostrare la strada che si può fare. Fra le usate più di frequenti, ovviamente anche fra le installate, appare due volte, vedete, appare due volte perché ovviamente è insta sia installato sia usato di frequente. Dico, lo voglio sul launcher. Allora, invece di fare la strada che ho fatto un attimo fa, anzi due volte, di aprire l'applicativo e poi con il tasto destro dire mantienilo sul launcher, io posso anche prendere direttamente l'icona dell'applicativo e portarla sul launcher. Ecco, purtroppo è successo quello che temevo, è che non sempre qui nella VirtualBox funziona questo giochetto. Io l'ho già visto funzionare anche qui in VirtualBox, adesso che sto registrando, in questo momento non è funzionato, però il principio è quello che vi ho appena mostrato. Vi assicuro che funziona perché sono riuscito a farlo funzionare, ma dopo vari tentativi. Purtroppo in VirtualBox non tutte questi meccanismi grafici funzionano sempre alla perfezione. Comunque possiamo almeno provare un'altra volta. Prendo l'icona con il tasto sinistro del mouse e in teoria quando funziona dovrebbe farsi posto fra le altre icone appunto per fare posto a questa icona nuova, però vedete che le altre icone restano fisse e non si spostano. Purtroppo la dimostrazione non è andata proprio come volevo, magari ci riproviamo in un altro momento. Il principio è quello, comunque diciamo, si cerca un applicativo e si può trascinare direttamente sul launcher. Vediamo un po', magari facciamo un ultimo tentativo, non si sa mai. Che magari spostando qualche icona prima si è imbrigliato qualche meccanismo che poi in VirtualBox scricchiola. Facciamo un ultimo tentativo, proviamolo, non si sa mai. No, ma ha avuto un accenno, purtroppo ha avuto un accenno, ma poi si è bloccato. Si stava creando lo spazio fra le icone, ma niente da fare, purtroppo. Avete visto che si stava quasi funzionando. Andiamo avanti comunque, casomai riproviamo in un secondo momento se magari si risblocca questa possibilità. Ecco, simile a quello che abbiamo appena visto è il prossimo punto. Allora, quando il dash
dei file aperto. È possibile prendere l'icona di un documento e trascinarla sul launcher per aprirlo con un applicativo compatibile drag and drop. Appena si arriva con l'icona sul launcher, tutte le icone presenti si oscurano ad eccezione di quelle compatibili con il documento. Ecco, questa è una, spero funzioni, a questo punto, visto che non funzionava quello di prima, ci provo. Quindi io sto cercando i miei file, quindi il dash cerca file, e prendo per esempio un file di testo, che è uno dei più semplici. Tenete presente che ho sul launcher l'icona di gedit dell'editor di testo, quindi se prendo un file di testo e con lo stesso sistema lo prendo col tasto sinistro del mouse e me lo trascino, ecco, vedete, questo funziona. Tutte le icone sopra e sotto quella di gedit si sono oscurate perché non sono compatibili con i file di testo, quindi non si può, diciamo, direttamente, immediatamente aprire un file di testo con gli altri applicativi. È vero che magari con LibreOffice posso aprire comunque un file di testo, però non è così immediata come gedit. Però vedete che resta accesa, bella in evidenza, l'icona di gedit, e lì ci posso mettere il mio file per farlo aprire. Allora, adesso lo rifaccio. Aia. Vedete che a volte in VirtualBox succedono queste cose. Prima stava funzionando, adesso non funziona. Purtroppo è solo in VirtualBox che succedono queste cose e purtroppo la dimostrazione non sta andando come speravo. Purtroppo mi spiace. Ecco, avete visto che anche qui dà un accenno di funzionamento, ma purtroppo piacerebbe tanto mostrarvi che funziona, ma ecco, adesso qui però è ritornato a funzionare. Ho rilasciato l'icona su gedit e mi si apre gedit con il file che ho scelto dal dash. Finalmente almeno una delle due dimostrazioni è funzionata. Magari così per sfizio posso riprovare velocemente l'altra adesso che iniziava a funzionare questa, un po' senza perderci troppo tempo. Purtroppo no, niente da fare, questa proprio non ne vuol sapere. Comunque avete visto il principio, questo è molto carina, trovo, come funzionalità, dove il launcher è cosciente del tipo di file, dell'icona che gli arriva sopra, che gli viene sovrapposta, e quindi inibisce, spegne le icone che non hanno niente a che fare con quel tipo di file. Questo è molto molto carino, direi. Andiamo avanti. Comunque, magari la storia dell'applicativo da fissare sul launcher, magari ci provo ancora più in là, sempre perseverare, sperando che la nostra VirtualBox faccia più giudizio più avanti. Allora, osserviamo l'eleganza delle home. Ecco, vabbè, questo è un punto un po' così, non molto tecnico, ma più estetico. Allora, il primo punto è il notare le icone che sono molto più morbide, si sfumano molto di più di quelle del Compiz attuale. Io per attuale intendo l'Ubuntu 10.04 a lungo supporto, quindi il rilascio di aprile di un anno fa praticamente. Se guardiamo l'icone dell'Ubuntu attuale che uso adesso io, il 10.04, sono molto più grezze di queste. Vedete, se sovrappongo una finestra sull'altra si nota bene l'ombra e mette molto più in risalto la finestra. Vedete anche qui a sinistra e sotto, sembra che esca proprio di più dallo schermo la finestra che è attiva in questo momento, perché c'ha una bella ombra. Magari terminale un po' trasparente, non si vede così tanto. Apriamo il file manager e ecco, apriamo il file manager e vediamo che con due finestre bianche si vede di più l'ombra, è molto bella sfumata, estesa, una bella ombra, però è molto molto ben fatta, leggera. Il file manager esci, ecco.
Ecco, un'altra cosa che volevo mostrarvi perché trovo abbastanza